tra i castelli che Benevento, capitale del Granducato Longobardo del centro-sud, costruì per sua difesa, si annovera anche Torre Cuso. La posizione arroccata su un prolungamento della catena del Taburno e la forma ovoidale del borgo che si sviluppa verso l'alto ne confermano la funzione difensiva. Torre Cuso sta sul Monte Pendime, in realtà ha una vocazione prettamente vitivinicola ed è adagiato su una collina, cioè noi partiamo dal Monte Pendime e scendiamo su giù verso il fiume Calore, per poi risalire dall'altra parte del fiume. Nei secoli il territorio è stato oggetto del dominio di diversi feudatari. Ogni famiglia ha contribuito, sia con opere architettoniche, sia con il fluire degli eventi, a rendere Torre Cuso un centro di estrema importanza strategica e storica. Il primo feudo fu di Tommaso de Feniculo, sviluppato sull'altura che sormonta il ponte Feniculum, oggi conosciuto come Ponte Finocchio, e unica via di collegamento che si trovava su un ramo della Via Latina. Di epoca romana, ma costruito poi in epoca longobarda e in epoca moderna, ha visto passare commercianti e soldati e, con buone probabilità, è stato un luogo di sepoltura di un eccellente personaggio storico. È stato teatro della battaglia tra gli Angioini e gli Svevi nel 1266 e in questa battaglia trovò la morte Manfredi, imperatore degli Svevi, che fu temporaneamente sepolto dai suoi soldati sotto una grossa eminenza rocciosa, quella che Dante Alighieri cita nel suo canto a Manfredi, nel terzo canto del Purgatorio, e che chiama la Grave Mora. Nel 1461 Torre Cuso passò alla signoria dei Della Leonessa, e sotto la guida di questa famiglia fu costruita la chiesa della Santissima Annunziata. Fu fondata nel 1450 quando Nicola di Pietro di Ruggero decise di donare i suoi territori nello Bascio al Laterano di Roma per la costruzione di una chiesa dedica al culto della Beata Vergine Annunziata. La chiesa fu consacrata nel 1452, nacque una disputa tra il Laterano e l'Arcivescovo di Benevento perché, essendo la chiesa proprietà del Laterano, l'Arcivescovo non aveva delle competenze sulla chiesa stessa, che però era utilizzata dai nobili. In contemporanea alla chiesa dell'Annunziata fu costruita la chiesa dell'Eremo di San Liberatore, con ruolo di grangia, magazzino per le scorte alimentari destinate all'ospedale annesso alla chiesa. Sul portale d'ingresso è scolpito lo stemma del comune di Torre Cuso e il titolo di proprietà. Del XIII secolo è invece la chiesa di Sant'Erasmo, consacrata al culto del santo solo nel 1343. Questa chiesa è la pala d'altare dedicata a San Filippo Neri. Fu voluta dall'arcivescovo Orsini per, diciamo, ringraziare il santo dopo essere guarito miracolosamente da una malattia. Nella navata di sinistra troviamo poi la statua lignea di Sant'Erasmo Vescovo, che oggi è il patrono del paese. Domina sull'intero borgo l'antico castello a tre torri, oggi Palazzo Caracciolo Cito, sede del municipio. Scrigno di storia, ma anche di arte e di cultura, al suo interno ospita elementi inattesi. Agli inizi dell'Ottocento, dai Cito, nobile famiglia napoletana che aveva acquistato il feudo, fu trasformato in palazzo di stile vanvitelliano dall'architetto Barba di Napoli. Dall'ultimo restauro scomparvero tutti gli elementi di castrum per far spazio all'architettura gentilizia dell'architetto Barba. Oggi è anche sede della Scuola del Gusto, unica in Italia, ma soprattutto è sede del Museo del Vino. Nato in occasione del ventennale delle Città del Vino, il museo raccoglie in via definitiva e stabile circa 60 opere, in precedenza itineranti, che artisti napoletani hanno dedicato al vino. La Sala delle Nicchie, antica stalla del castello,
ospita opere d'arte contemporanea che parlano della cultura del vino, fortemente radicata in queste terre. Ci sono le opere di tre fratelli Mazzella. Abbiamo queste nelle nicchie fatte a piombo con una tecnica sbalzo, che è una tecnica che adesso non si usa tanto più spesso. Abbiamo i teleri che si rifanno un poco ai teleri sacri del Seicento di un altro dei fratelli. E poi in fondo abbiamo queste sculture di marmo che si riconducono alla cultura ellenica. Percorrendo i caratteristici vicoli densi di storia scolpita sui portali, di architetture che ricordano al visitatore i domini e che gli suggeriscono leggende legate a personaggi eccellenti, degradiamo verso valle per immergerci nelle radici dei vigneti, cuore pulsante dell'economia e della cultura dei torrecusani. Noi siamo uno dei paesi di maggiore produzione vitivinicola. Torrecusa si produce Aglianico e Falanghina. Nel 2018 dalla Comunità Europea e da Recevin noi siamo stati uno dei 5 comuni riconosciuti come Sannio Falanghina Europea. Sono ben 22 le cantine che a Torrecuso producono principalmente con vitigni di Falanghina del Sannio, Aglianico del Taburno, di OCG, Coda di Volpe, Greco e Fiano. Il clima mediterraneo e le escursioni termiche tra giorno e notte conferiscono alle uve aromi intensi e ricercati. Sapientemente lavorate, le uve si trasformano in prodotti di qualità e trascinano con sé la cultura del far vino. Non solo sul mercato italiano, ma anche su quello internazionale, grazie al lavoro del Sannio Consorzio di Tutela Vini, che si occupa anche di vigilanza sul commercio. Rappresentiamo quasi 1000 soci, sia direttamente sia tramite le cooperative, perché ricordiamo che nell'ambito di Benevento ci sono anche alcune cooperative importantissime a livello di dimensione e di qualità, che rappresentano le cooperative tra le più grosse del centro-sud Italia. Il consorzio ha svolto un ruolo importantissimo in questi anni perché ha creato le sinergie e messo allo stesso tavolo tutte le aziende, cosa che fino a qualche anno fa non succedeva. A Torrecuso esiste la più antica manifestazione di vini della provincia di Benevento. Di estate. Abbiamo cercato di dare un'impronta nuova alla manifestazione, diciamo una vera e propria manifestazione specifica al mondo del vino e all'Aglianico e alla Falanghina soprattutto. Abbiamo organizzato delle degustazioni nel castello, abbiamo fatto degli show cooking con ogni vino abbinato alla pietanza. Fondamentale anche in questo caso il sostegno delle associazioni che danno carburante ai grandi eventi di Torrecuso, ma anche forza vitale all'amministrazione. Molti degli eventi che si susseguono durante l'anno nel nostro comune sono sostenute e organizzate insieme all'amministrazione proprio dalle associazioni. Ricordiamo Novello e Castagne, Calici di Stelle, la festa di Carnevale che è gestita dal Forum, e la stessa Vinestate che è sostenuta e si realizza grazie al contributo delle associazioni. Torrecuso vi aspetta, pronta ad ospitarvi tra vigneti antichissimi e prelibati e radici storiche importanti.